Il tempo c'è, bisogna solo avere pazienza. A predicarlo è Leo Criaco, uno che in campo pazienza ne aveva ben poca, ma che fuori ha imparato ad essere riflessivo e pacato. Ah, diciamo che ancora i tempi sono giusti, diciamo, perché c'è tutto il tempo per programmare, perché tra virgolette ancora le società stanno vedendo per fare l'iscrizione al campionato. Penso che ci sono tutti i tempi per fare quello che si deve fare, diciamo. È normale che Avellino è una piazza importante, farà un campionato importante, penso. Bucaro e Musa devono restare in sella, sarebbe la giusta ricompensa per una stagione esaltante. Ma secondo me no, onestamente. Secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro e quindi meritano sul campo la riconferma. È normale che dall'altra parte la società, l'allenatore, il direttore, gli stessi giocatori devono capire che la Lega Pro è un altro campionato della Serie D, diciamo. Quindi ci vuole giocatori con una struttura diversa e per fare un campionato sempre diverso, non che la squadra vecchia non va bene, ma sicuramente va sistemata. La società dovrà chiarire gli obiettivi e puntare a fare un campionato di vertice. Criaco conosce benissimo la Lega Pro. Guarda, io è 3 anni di fila che faccio questo campionato della Lega Pro come allenatore, come collaboratore, quindi lo conosco abbastanza bene. È normale, ripeto, che la differenza tra la Lega Pro e la Serie D c'è pure sostanziale, diciamo. Quindi si dovrà, ripeto, migliorare molto la squadra, sicuramente in struttura, con giocatori di esperienza di categoria, e poi in base ai programmi societari, che secondo me è fuori dubbio che la società sa che Avellino deve fare una squadra forte, quindi prendere i giocatori giusti per fare sì che questa squadra, che va migliorata, diventi forte.